Buon pomeriggio a tutti. Sono Manlio Urbano, sono il responsabile marketing e comunicazione di Birex, il Competence Center di Bologna. Vi do il mio benvenuto al webinar numero 32, targato Birex, il secondo del mese di maggio, intitolato Human Machine Interface e Human Factory Engineering. Ci tengo innanzitutto a ringraziare i numerosi partecipanti che ci stanno seguendo e i relatori che hanno reso possibile la realizzazione di questo nuovo webinar organizzato in collaborazione con Faenza Consulting. Vi ricordiamo che questo webinar anticipa un corso di formazione che organizziamo congiuntamente proprio con Faenza Consulting che partirà nella seconda parte dell'anno. L'obiettivo del webinar odierno sarà quello di dipingere una panoramica generale del mondo digitale nell'ambiente industriale, prerogativa sempre più indispensabile per un business di successo nell'era dell'industria 4.0. E attraverso questo webinar intendiamo anche illustrare le dinamiche di ergonomia e Human Factor Engineering. La giornata di oggi prevede la partecipazione di tre diversi speaker che sono Giorgio Cavassi, ergonomo europeo certificato e CEO di Faenza Consulting, Marco Placci, anche lui ergonomo europeo certificato, ingegnere biomeccanico di Faenza Consulting e Francesco Meoni, responsabile linea pilota di Birex. Prima di iniziare con i nostri interventi, vorrei dare alcune informazioni tecniche sul webinar che durerà all'incirca 60 minuti. Vi ricordo che è possibile porre domande attraverso la chat, quindi cliccando sul tasto posizionato sulla barra di Teams in alto, il tasto Q&A, e tutto il materiale che sarà presentato questo pomeriggio, quindi sia le presentazioni che la registrazione stessa del webinar, sarà caricato da domani sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, in modo che possiate prenderne visione. A questo punto direi che è il momento di introdurre Birex, quindi passo in rassegna alcune slide con l'obiettivo di dare un quadro breve e conciso della nostra realtà. Chi siamo? Birex è uno degli 8 competence center istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del Piano Nazionale Industria 4.0. Il nostro è un consorzio pubblico-privato nato a Bologna nel dicembre 2018 che raccoglie in partenariato 57 diversi player tra enti, università, centri di ricerca e imprese di eccellenze operanti in diversi settori, quindi sia aziende end user che service provider. Il nostro focus specifico è sui big data. Qual è la nostra mission? Il nostro obiettivo principale è quello di supportare le aziende nei processi di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, obiettivo rivolto in particolar modo alle PMI, quindi il 95% del tessuto industriale italiano. In che modo intendiamo avviare questo processo? Nell'adozione della tecnologia abilitante Industria 4.0 e nelle operazioni di trasferimento tecnologico. Queste operazioni, ora passiamo alla slide successiva, sono possibili grazie al coinvolgimento del nostro ampio ecosistema che si costituisce di 57 diversi player, come dicevo prima. All'interno di questa slide trovate una panoramica di tutti i nostri partner, perché Birex appunto è espressione diretta di 57 player provenienti da diverse regioni a conferma del nostro ruolo a livello nazionale. Le regioni di provenienza sono, diciamo, abbastanza variegate, andiamo dall'Emilia Romagna, la Lombardia, Sicilia, Lazio, Marche. 12 sono gli enti rappresentati all'interno del nostro consorzio, quindi sia università che centri di ricerca. Abbiamo inoltre 27 end user, 17 technology service provider e ben 7 filiere rappresentate che vanno dall'automotive alla meccanica, dalla meccatronica alla sanità, dal biomedicale alla grande distribuzione organizzata. Tutto questo a testimonianza della trasversalità e della varietà del nostro consorzio. E a testimonianza anche di come i processi di innovazione non riguardino solamente le grandi multinazionali, ma anche aziende di più piccole dimensioni. Passiamo ora alla slide successiva. Quali sono i nostri punti di forza? Punti di forza sono rappresentati in primo luogo dalla nostra linea pilota, quindi un impianto produttivo dimostrativo che abbiamo avuto già modo di inaugurare diversi mesi fa, oggi completamente operativa e funzionante, e sulla quale possiamo implementare e ottimizzare l'adozione delle tecnologie abilitanti Industria 4.0. Si tratta infatti della prima Smart Factory in Italia e uno dei nostri elementi principali, tra quelli più caratterizzanti.
La linea pilota è in grado di integrare tecnologie Industria 4.0 e quelle tradizionali in un ambiente digitalmente interconnesso, riconfigurabile e flessibile a seconda di quelle che sono le necessità aziendali. Sono quattro in tutto le aree operative della nostra linea, che sono Big Data, Additive Manufacturing, Robotica e infine Finitura e Metrologia. Ma su questo punto qui si soffermerà il mio collega Francesco Meoni dopo di me. Il secondo punto è rappresentato dalla capacità di offrire ai nostri interlocutori l'attivazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale pubblico-privato. Tali progetti sono cofinanziati da noi e dal MISE tramite dei bandi pubblici secondo un modello di Open Innovation. Tali progetti sono in grado di coprire tutto l'arco delle tecnologie abilitanti Industria 4.0. Tra i diversi competence, Birex è quello che ha previsto di assegnare la maggior parte del cofinanziamento MISE ai progetti di ricerca industriale, stanziando una somma complessiva di 5.4 milioni di euro. Al momento, dei tre bandi che abbiamo lanciato, due sono da considerarsi già conclusi, il terzo è addirittura d'arrivo e stiamo selezionando già i progetti vincitori. Per quanto riguarda invece i primi due bandi, i progetti vincitori sono risultati complessivamente 25 per un numero complessivo di aziende pari a 66. Il terzo punto riguarda l'offerta di un ampio sistema di orientamento, formazione e consulenza alle imprese, che è strettamente integrato con il Digital Innovation Hub. Quindi questo facciamo anche, ritorniamo un po' al discorso precedente sull'ampio ecosistema sul quale siamo in grado di contare. Proprio riponendo sull'ultimo tema, quello della formazione, possiamo anche affermare che fino ad ora abbiamo organizzato 32 webinar, ne abbiamo tanti altri ancora in programma. Soprattutto abbiamo finalizzato oltre 40 corsi di formazione, di cui uno è partito proprio oggi e due sono in partenza a giugno. Come ultimo punto, ma non meno importante, è la presenza di aree dedicate all'interno della nostra struttura in cui possiamo organizzare convegni, attività formative, riunioni e all'interno della quale i professionisti possono svolgere qui le loro attività di co-working. Passando alla slide successiva, introdurre il concetto di one stop shop. Che cosa intendiamo con questo concetto? Perché Birex rientra all'interno di questo concetto? Col concetto appunto di one stop shop vogliamo dire che tutti gli elementi di processo di trasferimento tecnologico 4.0 sono disponibili e presenti all'interno di Birex. Partiamo quindi con l'orientamento, approfondiamo poi con la formazione e approfondiamo ulteriormente con il coaching e con la consulenza, fino ad arrivare all'attività di test before invest attraverso la nostra linea pilota e all'attivazione poi vera e propria e l'avvio di progetti di innovazione tecnologica. Prima di passare la parola a Faenza Consulting, direi solo due parole sui nostri prossimi eventi e i nostri corsi in partenza. Innanzitutto mi preme informarvi del nostro nuovo evento online che stiamo organizzando, fissato in data 3 giugno, in cui presenteremo i nostri servizi formativi. Quindi, proprio sulla scia di quanto fatto fino ad ora, presenteremo le nostre attività di formazione che si rivolgono alle aziende italiane, alle PMI e ai professionisti che sono interessati ad acquisire o incrementare le competenze legate ai temi di Industria 4.0 e trasformazione digitale. I partecipanti potranno, attraverso questo evento, conoscere da vicino il valore aggiunto dei nostri servizi formativi anche attraverso testimonianze aziendali ed universitarie e vedere, attraverso dei video aggirati ad hoc, le strutture dove vengono erogati i nostri corsi, in modo che possano scoprire in che modo possiamo rispondere concretamente alle necessità. Per quanto riguarda invece i due corsi, faccio un rapidissimo passaggio. Il primo è il corso di Cyber Security, protezione dei sistemi industriali e dei servizi, che ha l'obiettivo di fornire le conoscenze principali riguardanti la Cyber Security e si rivolge a tutte le funzioni aziendali coinvolte a diverso titolo nei processi volti a garantire la sicurezza informatica. Il corso invece di Engineering Economics e Financial Management ha l'obiettivo di fornire gli strumenti sia teorici che applicativi per misurare l'efficienza economica di un progetto di natura ingegneristica ed industriale. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci in modo da chiarire tutti i vostri possibili dubbi. Completata questa ampia introduzione, io passerei subito la parola a Faenza Consulting e quindi a Giorgio Cavassi e a Marco Placci. Prego a voi. Giorgio, ti segnalo che sei in silenzioso.
La modalità silenziosa. Ecco, ora non più. Ok, buon pomeriggio. Condivido la mia presentazione. Sistema. Chiedo conferma che la presentazione sia visibile. Non ancora, non la vediamo. Ok, perfetto, ora la vediamo. Procedi pure. Perfetto, ottimo. Buon pomeriggio, grazie a Birex e a tutti i presenti a questo webinar introduttivo del corso che si terrà a fine settembre, inizio ottobre, sul tema dell'ergonomia e dell'ingegneria dei fattori umani. Io sono Giorgio Cavassi, sono co-amministratore e direttore tecnico di Faintia Consulting, società che da 20 anni lavora nel campo del Product Safety Engineering, ergonomia e ingegneria dei fattori umani, documentazione tecnica, e da circa 12 anni stiamo studiando e sviluppando prodotti e soluzioni per la fruizione della comunicazione tecnica in chiave digitale. Lo scopo di questo webinar è quello di introdurre le tematiche che esploreremo e vedremo durante il corso. Per fare questo ho disegnato un breve percorso fatto di 4 passaggi chiave per introdurre il tema dell'ergonomia e dello Human Factor Engineering. Ecco, in questa slide dove vengono riassunti l'introduzione di argomenti, vedremo prima perché applicare l'ergonomia e lo Human Factor Engineering. Il secondo passaggio sarà su quanta importanza diamo in Italia all'ergonomia rispetto ad altri paesi. Faremo poi un breve passaggio sull'introduzione uomo-macchina e sistema nel mondo industriale con l'avvento della trasformazione digitale. E poi vedremo infine dal B2C la conferma che i nuovi business vincenti passano dall'ergonomia e dallo Human Factor Engineering. Parlando del perché applicare l'ergonomia, vorrei fare un breve cenno su che cos'è l'ergonomia. Sarò molto breve. Non tutti sanno che l'ergonomia è una scienza cosiddetta antropocentrica, cioè è la scienza che mette l'uomo al centro dell'attenzione, ovvero studia l'interazione tra l'uomo e gli elementi del sistema che lo circondano. L'ergonomia si sviluppa su 3 aree tematiche principali che vediamo rappresentate nella slide sul lato sinistro. Le 3 aree sono la biomedica, cioè l'ambito che affronta le tematiche di interesse medico e biologico, l'area politecnica, cioè l'ambito tecnologico, tipicamente caratterizzato dall'ingegneria e dall'architettura, e l'area psicosociale, cioè l'ambito che studia l'interazione tra l'individuo e un gruppo. Le 3 aree sono poi divise in variabili e discipline, che adesso vediamo brevemente. Nella tabella che ho riportato sul lato destro, vedete, allora, sul lato sinistro della tabella, nella colonna di sinistra, ci sono le variabili. Le variabili dell'ergonomia sono la variabile antropometrica, le variabili biomeccaniche, le variabili di attrezzature, oggetti, segnali, display e dispositivi di controllo, le variabili di tipo ambientali, anche definiti variabili hard, cioè che sono le variabili chimiche, fisiche, biologiche, come e ad esempio anche l'utilizzo dei dispositivi personali di protezione. Poi ci sono le cosiddette variabili soft, che sono le variabili organizzative, che sono le variabili di contenuto, di assegnazione di compiti, tempi e metodi di svolgimento, come ritmi, pause, differenze individuali, crescita professionale, ma anche lavoro di gruppo. Poi, sempre in questa variabile, sono raggruppate le problematiche politiche, sociali, economiche e di macro contesto. Quindi, abbiamo detto che ad ogni variabile è associata una disciplina che sono descritte nella colonna di destra. Nelle variabili antropometriche, molto logicamente, abbiamo l'antropometria, quindi lo studio delle dimensioni del corpo umano e dei suoi percentili. Nelle variabili biomeccaniche abbiamo la biomeccanica, la medicina del lavoro e le scienze psicosociali.
Nel punto terzo, cioè le variabili delle attrezzature, oggetti, segnali, display e dispositivi di controllo, sono compresi le discipline del design industriale e della psicologia cognitiva. Nelle variabili hard abbiamo la medicina del lavoro e l'igiene industriale, mentre nelle variabili soft sono comprese le discipline delle scienze psicosociali e della sociologia del lavoro. Come vedete, ho tracciato una freccia dalle aree principali verso le variabili, in particolar modo dall'area biomedica e dall'area politecnica, puntando le frecce sulle prime tre variabili, cioè quelle antropometriche sullo studio del corpo umano, sulle biomeccaniche che vedremo dopo in maniera un pochino più approfondita nel secondo intervento e soprattutto per quanto riguarda l'area politecnica, ho puntato sulle attrezzature, oggetti, segnali, display e dispositivi di controllo. Questo per sottolineare come l'ergonomia e l'ingegneria dei fattori umani si inserisca in maniera determinante nella progettazione di un nuovo prodotto. Ecco, è proprio per questo la domanda che sorge spontanea è: come si inserisce oggi l'ergonomia nella progettazione di una macchina? Siamo alla slide successiva e quindi per capire perché dobbiamo applicare l'ergonomia dobbiamo vedere come si è evoluta la progettazione dal dopoguerra fino ad oggi. Questo schema ci illustra come si è evoluta la progettazione di un bene industriale, nel nostro caso di un macchinario. Come è evidente, osservando l'asse delle ascisse, che è l'asse rosso che ho riportato in alto, ci si è evoluti, prima di tutto, da una definizione di semplicità a una definizione di complessità, passando da quattro fasi ben definite, quali la funzionalità, la bellezza, la sicurezza e fino ad arrivare all'epoca attuale, cioè l'Industry 4.0 o anche la quarta rivoluzione, definita anche quarta rivoluzione industriale. Vediamo un attimino quali sono le caratteristiche di ogni passaggio, che hanno caratterizzato ogni passaggio. Nel ventennio susseguente al secondo conflitto mondiale del secolo scorso, vediamo che nella progettazione di un bene fisico, quale una macchina, prevale soltanto la tecnica funzionale. Per fare ciò, al centro della progettazione c'è solo la figura dell'ingegnere, che è un po' una figura che racchiude tutte le conoscenze di progettazione, e in questo ventennio, che come vedete va dal 1950 circa al 1970, l'ergonomia è una materia che è completamente assente. C'è poi un salto dopo questo ventennio, anche questo di circa 20 anni di durata, dove prevale l'immagine ed è chiamato un po' il periodo della bellezza. Quindi, se prevale l'immagine, al centro dell'attenzione si pone il designer. Ecco, qui c'è già uno scalino ulteriore, cioè nella progettazione si inserisce un'altra figura professionale. Il designer o i designer industriali sono stati i primi ad avere un'ottica rivolta all'ergonomia, anche se diciamo un pochino agli arbori. Quindi l'ergonomia in questo ventennio qui si applica, ho messo a volte, ma sempre a posteriori, quindi non ha mai fatto parte dei processi iniziali di progettazione. Passiamo poi al passaggio successivo, un passaggio che vede anche questo un ventennio, dal 90 circa al 2011, ed è chiamato il periodo della sicurezza. Questo perché sappiamo benissimo che dal 1985 l'Unione, l'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea, ha definito un passaggio epocale da una teoria definita del vecchio approccio a una teoria chiamata del nuovo approccio. Nelle politiche del nuovo approccio e quindi con l'avvento delle direttive comunitarie, oggi evolute anche in regolamenti, si rende obbligatoria l'adozione di regole comuni a tutti i paesi della Comunità Europea, soprattutto in materia di sicurezza. Nascono tra la fine del 1990 e si sviluppano poi nell'ultimo decennio degli anni 90 direttive molto applicate come la direttiva 391 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma soprattutto viene imposta a tutti i paesi dell'Unione Europea
a partire dagli inizi degli anni 90, la direttiva macchine, che impone di progettare secondo dei requisiti di sicurezza ben determinati. Quindi in questo periodo per i prodotti prevale la qualità, quindi si rende assodato che i prodotti debbano avere una certa immagine. Il progetto è opera di un gruppo multidisciplinare, perché intanto la tecnica si è evoluta, come dicevamo all'inizio, stiamo andando verso un processo di complessità, quindi non è più la figura dell'ingegnere, soprattutto meccanico, la figura del designer, non sono più sufficienti per progettare un prodotto del futuro. Le macchine vengono dotate di sistemi HMI, ma soprattutto di softwareistica, quindi si passa da un sistema prettamente elettromeccanico a un sistema elettronico. Entrano altre figure, quindi l'ingegnere elettrico, l'ingegnere elettronico, il softwareista, quindi tutto si contorna di un gruppo di lavoro più ampio. L'ergonomia dovrebbe, usiamo il condizionale, avere un ruolo importante, perché è un requisito essenziale di salute e sicurezza della direttiva macchine, viene molto spesso trascurato, viene poco applicato, quindi nel gruppo multidisciplinare ancora una volta l'ergonomo fa fatica ad affermarsi, fino a questo periodo storico definito quarta rivoluzione industriale. Siamo in un momento di ulteriore complessità nel campo della progettazione, prevale la tecnologia, entrano nel progetto nuove figure professionali che fino adesso sono state completamente avulse al campo dell'industria, ma soprattutto della progettazione di un bene industriale. Sto parlando di figure come i front-end, i back-end, UX e UI designer, i solution architects finora sconosciuti al nostro mondo, e anche se dovrebbero già essere stati chiamati nel periodo precedente, incominciano a entrare in questo nuovo gruppo di lavoro gli ergonomi. E quindi l'ergonomia diventa un'esigenza. Detta così dice tutto e dice niente, quindi la domanda che sorge spontanea è: perché diventa un'esigenza? Possono esistere tante risposte, ma diciamo che in linea di massima è che il sentire della popolazione lavorativa, soprattutto di quella giovane che si sta affermando adesso nel mondo del lavoro, dove noi dobbiamo considerare che siamo all'alba di un importantissimo cambio generazionale nel mondo dell'industria, è molto cambiato negli ultimi due decenni, quindi le persone che si stanno affacciando adesso nel mondo del lavoro non hanno un sentire, una mentalità pari alla generazione precedente. Il lavoro per questi nuovi giovani, per queste figure giovani che si stanno affacciando, è sicuramente una parte molto importante nella vita propria, nella vita individuale, ma non è più così fondamentale come era fino all'ultimo decennio del secolo scorso. Questo soprattutto per la componente maschile più che femminile, perché oggi è sempre più coinvolta nelle attività familiari, in attività extralavorative, e possiamo dire che il lavoro non deve in un qualche modo mettere in pericolo questa vita extralavorativa. Quindi anche qui Ogni passo che facciamo in questo momento dà adito a una domanda successiva. Quindi, qual è in questo momento il rapporto del mondo del lavoro nei confronti dell'ergonomia? Facciamo un passo in avanti e per rispondere a questa ulteriore domanda vorrei fare un punto su questo: ma quanta importanza diamo in Italia all'ergonomia? Allora, qui in questa slide ho voluto fare un confronto fra due mondi ben conosciuti, almeno a me ben conosciuti. Quindi se prendiamo e se paragoniamo l'Italia ad altri paesi, possiamo dire che il divario è veramente rilevante. Il benessere lavorativo è diventato una parte importante per le società delle maggiori economie evolute, come ad esempio i paesi del nord Europa, l'isola scandinava, i paesi del UK, quindi Inghilterra, Scozia, Irlanda, il Canada e gli USA.
lo dimostrano soprattutto corsi di laurea che sono stati introdotti in queste nazioni. Quindi, proprio per fare un esempio con un paese che conosco molto bene, come l'Inghilterra, possiamo vedere che i corsi di laurea in Human Factor Engineering si sono moltiplicati in questo periodo e si stanno anche intensificando. Atenei come quello di Londra, Nottingham, Larborough e altri hanno già lauree in Human Factor Engineering, anche specialistiche come l'università ad esempio di Cranfield, che ha una specializzazione in safety e human factor nel settore dell'aviazione. Esiste poi in Inghilterra una società definita Chartered Institute of Ergonomics and Human Factor, che raccoglie queste professionalità, cioè gli ergonomi, e sviluppa approfondimenti nei mondi, possiamo vedere, qui li ho riportati, healthcare, manifatturiero, energia, difesa, aerospazio, il mondo dei trasporti, quindi tutto il mondo su rotaia, del rail, autostrade, eccetera, e il mondo office. Ma la grande particolarità del Chartered Institute of Ergonomics and Human Factor è che coinvolge direttamente le maggiori imprese inglesi del settore che ho appena citato. In Italia, l'ho messo in un riquadrino in alto a destra della slide, il quadro è molto diverso. Le lauree specialistiche non esistono in questa materia. E la professionalità che è riconosciuta in questo momento a svolgere l'attività dell'ergonomo è l'ergonomo europeo certificato, che deve compiere un percorso di formazione, affiancamento da parte di un altro ergonomo e di qualifica ben preciso e ben determinato. Abbiamo anche in Italia, è vero, una società che si è chiamata SIE, la Società Italiana di Ergonomia, che però è praticamente sconosciuta al mondo dell'industria e ha un'interazione veramente molto limitata con il mondo manifatturiero e industriale in generale, ed è limitata a pochissime sezioni regionali, soprattutto del nord Europa. Quindi è un percorso un po' che crea domande man mano che approfondiamo ogni argomento. Perché all'estero si punta così tanto sull'ergonomia? Perché all'estero si punta così tanto sull'ergonomia? Prima di rispondere, diciamo, a questo ulteriore quesito che caratterizza questo breve percorso, vorrei mostrarvi un attimo questo video che ho preparato per l'occasione. Ve lo faccio vedere senza commenti, poi dopo.
Questi 2 minuti che abbiamo appena passato insieme a questo video sono un po' una immersione completa in quello che sono, che sarà la concezione futura progettazione anche di visione di un bene fisico come una macchina. Come stiamo vedendo, l'interazione uomo-macchina è destinata a cambiare drasticamente. Il primo concetto che ho voluto farvi passare con la visione del video è che grazie alle nuove tecnologie digitali l'interazione con un prodotto non sarà solo fisica. Grazie ai nuovi dispositivi hardware, come abbiamo visto nel video, che sono ad esempio i dispositivi wearable, un operatore può già oggi interagire con un gemello digitale di una macchina, compiendo azioni, ricavandone dati o altro a seconda delle proprie necessità, in un contesto definito anywhere e anytime, quindi senza necessariamente essere presente nello stesso ambiente fisico della macchina. Non avremo quindi nel prossimo futuro e in epoca soprattutto di Industry 4.0 un rapporto 1-1, cioè un operatore una macchina, ma avremo più operatori che interagiranno sia si è bloccato forse un attimo il collegamento. Si è bloccato. Sì, si è bloccata la connessione, ora cerchiamo di ristabilirla. Ripristinarla. Sì, e nel mentre che aspettiamo, Mario, direi che posso fare io l'intervento. Sì, così almeno diamo tempo. Va bene, procedi pure. Poi ritorniamo magari sia da Giorgio Cavassi che da Marco Placci, così possono ritornare sul tema. Allora, sì. Vai, procedi pure a questo punto, Francesco. Grazie, Mario. Mi collego a quello che stavamo, che Faenza stava presentando, con un overview su quali sono le applicazioni di Human and Machine Interface sulla linea pilota di Birex. Allora, prima di tutto, ricordo che la linea pilota di Birex è un esempio di digital factory, di smart factory, dove abbiamo integrato tutte le tecnologie di Industria 4.0 e appunto, oltre che a far vedere queste tecnologie, ne vogliamo dimostrare l'integrazione in un ambiente che è più simile possibile ad un ambiente di produzione. Quindi ne abbiamo ricreati le caratteristiche principali, e non ne abbiamo i vincoli, in quanto la nostra linea non è pensata per fare produzione vera e propria, quindi ci possiamo permettere, ecco, di mostrare delle soluzioni verosimili, ma di poterle, diciamo, o implementare proprio un servizio orientamento, quindi di mostrarle per dare valore aggiunto alle aziende che vogliono effettuare un test before invest, prima di comprarle, le vogliono visionare, oppure anche per ospitare delle proof of concept un po' più avanzate, in quanto il modo in cui abbiamo allestito la linea ce lo può permettere, oltre a supportare indirettamente tutti i servizi di Birex, come ad esempio la formazione. La linea è formata, diciamo, tematicamente divisa in 4 aree, però ecco, è una linea riconfigurabile e flessibile, non c'è un prodotto di riferimento, abbiamo sia una parte di manifattura che è composta da additive manufacturing e da manifattura classica per asportazione di truciolo, una stazione di misura a scansione per ricostruzione di nuvole di punti e per reverse engineering, una parte di robotica sia mobile sia collaborativa e poi la parte di Big Data e Cloud Analytics e Edge Computing, che è anche il focus principale di Birex e che collega tutte le,
tutte le macchine. In ultimo abbiamo già installato un'antenna 5G e stiamo effettuando, diciamo, le ultime tarature, però l'antenna è già installata, per andare a testare, diciamo, questo nuovo protocollo a fini industriali, quindi per sostituire diciamo i protocolli attualmente usati per la comunicazione dei dati. Vi mostro questo video per diciamo andare a vedere alcune applicazioni che abbiamo in linea. Questa che state vedendo è un'applicazione di realtà aumentata, per cui attraverso un tablet abbiamo piazzato dei marker nelle nostre macchine principali. Metto un attimo in pausa così posso parlare sopra. Abbiamo messo dei marker accanto a dei punti chiave della nostra macchina, in questo caso il centro di lavoro a 5 assi. In questo caso il marker accanto ad uno sportello con diciamo una parte di armadio elettrico, e inquadrando il marker si otteneva direttamente lo schema elettrico relativo a quella parte. Questo ovviamente l'abbiamo fatto in più punti della macchina a seconda di quello che poteva essere la necessità. Ad esempio sull'HMI frontale abbiamo messo la possibilità di accedere direttamente al manuale. Questa seconda parte invece fa vedere un'applicazione di realtà aumentata sempre sulla stessa macchina, in cui la macchina viene diciamo riconosciuta e viene sovrapposto sopra un modello CAD 3D regolabile. Su questo, questa viene usata per assistere l'operatore nell'eseguire delle operazioni di base. Prima di tutto viene effettuato, diciamo, un collegamento con quelli che sono le caratteristiche, diciamo, un monitoraggio di quelli che sono i valori principali della macchina, quindi dello stato, che programma è in esecuzione, e l'utenzi, la velocità del mandrino, quindi questo è come prima. Come primo collegamento. Queste informazioni possono essere anche visualizzate graficamente con dei warning se vado sopra, ad esempio avete visto temperature. Francesco, ti interrompo solo un secondo, solo per informare te e tutti i partecipanti che abbiamo avuto questo piccolo problema tecnico con conferenza consulting, però si sono ricollegati. Quindi a questo punto io procederei con il tuo intervento, procedi sì, pure certo. fino alla conclusione. Chiederei conferma nel frattempo a Giorgio e a Marco, che ora vedo online, se ci sono. Giorgio, non so se mi sentite. Vi vedo online. Sì, vi sentiamo e Ok, vi vediamo. perfetto. Ottimo. Allora direi di proseguire così. Facciamo concludere a Francesco e poi riprendi da dove Va avevamo bene. interrotto. Ok, perfetto. Grazie. Prego. Vai pure Francesco. Sì, grazie. E quindi stavo mostrando il supporto all'operatore in cui viene evidenziato, diciamo, il tasto. In questo caso l'operazione è molto semplice, l'apertura del magazzino utensili. Quindi c'è prima una visualizzazione grafica e solo successivamente, in caso non sia sufficiente, del tasto da premere, c'è proprio la visualizzazione dell'animazione di quello che deve succedere in macchina. Quindi esattamente l'apertura del portello. Quindi questa è un'applicazione, avete visto due applicazioni in realtà aumentata. E inoltre abbiamo una parte invece di realtà virtuale, in questo caso un po' più di realtà virtuale perché vedete riprodotta la linea di Birex, ma sono anche simulati, modellati, diciamo, i processi, sia in termini logistici, quindi ottimizzazione dei percorsi del robot mobile, ma anche in termini tecnici come consumo di energia, durata ciclo, con un pannello si possono diciamo, implementare tutte le informazioni che si desiderano. E quindi funge a tutti gli effetti da gemello digitale. Oltre a questo poi c'è anche la realtà virtuale, chiamiamola vera e propria, immersiva, in cui si può navigare all'interno della linea e diciamo, simulare anche l'interazione con alcuni oggetti, in questo caso pezzo rappresentativo, però ecco, ad esempio c'è l'interazione con un oggetto piazzato all'interno sempre del centro di lavoro, che in questo caso per la presentazione di oggi abbiamo scelto come centro di queste applicazioni che vi ho fatto vedere. Detto questo, a questo punto ripasso la parola a Manlio e Sì, possiamo continuare con il webinar. Grazie. grazie Francesco per il tuo intervento. E Giorgio, se
Sì, ok, perfetto. Allora, procedi pure da dove avevi interrotto. Adesso mi ricollego in modo tale che finisco, ma Ok. ero quasi praticamente alla fine, Puoi quindi. riprovare a condividere la presentazione, così Sì, potremmo assolutamente. riprendere Infatti dallo adesso stesso punto. sto facendo proprio i passaggi di condivisione. Ottimo. Ecco, dovrebbe arrivare. Sì, ok. Ora vediamo la slide perfettamente. Ecco, chiedo dove eravamo arrivati alla fine del video, praticamente. Sì, esattamente, proprio la Alla slide fine successiva a quella del video. del video. Perfetto, quindi non avete sentito il commento al video, praticamente, che ho dato subito dopo. Puoi riprendere da lì, Sì, appunto. riprendo dal di lì, quindi brevemente riassumo quello che abbiamo visto nel video. Il video ve l'ho voluto mostrare per far vedere come l'interazione uomo-macchina sta già cambiando in maniera determinante. E quindi ho voluto proprio mostrarvi come l'interazione con il prodotto non sarà più soltanto fisica. Quindi, grazie ai nuovi dispositivi hardware, come i dispositivi wearable di un operatore, un operatore può già interagire col gemello digitale di un asset fisico, quindi di una macchina, compiendo azioni, ricavandone dati o altro a seconda delle necessità. Questo contesto di nuova interazione è definito anywhere in time, cioè non necessariamente un operatore deve essere presente nello stesso ambiente fisico della macchina. Non avremo più quindi un rapporto 1-1, cioè un operatore, una macchina, ma avremo più operatori che interagiranno sia fisicamente che digitalmente con più macchine a seconda delle proprie esigenze e mansioni. Avremo quindi un passaggio importante da operatore specializzato a operatore erudito. Si capisce quindi che la macchina, cioè che la relazione uomo-macchina, viene gradualmente capovolta, ovvero non sarà più l'operatore a sapere tutto del macchinario, ma sarà la macchina, grazie all'intelligenza artificiale, all'IoT, ad interagire con l'operatore, trasmettendone le proprie esigenze, utilizzando interfacce di nuova generazione in un sistema in continua evoluzione, a oggi chiamato machine learning. Quindi, come agire da questo momento in avanti, progettando un nuovo asset fisico? Intanto, per rispondere a questa domanda bisogna che partiamo dall'osservazione di chi ha già agito e mi sono rifatto al mercato del B2C. Le aziende del B2C che hanno creato business vincenti si sono interrogate per prime su quali metodi e modelli utilizzare per massimizzare un business. Quindi portare operatori non specializzati a fare operazioni complesse e strutturate in completa autonomia è stato il vero gap da colmare. Settori quindi come l'automotive, l'arredamento a tempo libero, banking, e-commerce, finance e mobile hanno creato prodotti smart di ultima generazione come smartphone, tablet, elettrodomestico bianco, l'automobile proprio inteso come vettura, sedute, cercando di raggiungere i principali obiettivi chiavi che sono semplicità, fluidità d'azione, cognizione intuitiva e integrazione con nuovi device, che sono parte degli obiettivi principali della scienza ergonomica. Quindi, il corso avrà lo scopo di aprire le nostre menti a questa scienza, fornire spunti per colmare i gap con le altre economie, fornire idee per creare business vincenti e cavalcare la quarta rivoluzione industriale. A questo punto io ho finito la mia parte, la mia presentazione, al termine della quale vi abbiamo lasciato anche dei recapiti per ogni approfondimento, domande che vogliate porci, e passerei la parola adesso al collega Marco Placci, che invece parlerà di un aspetto molto, molto determinante dell'ergonomia, che è l'ergonomia fisica. Marco, ti lascio, scollego la mia presentazione intanto. Grazie Giorgio per il tuo intervento. Grazie a voi per di tutto, quindi posso chiudere e posso. Ecco Marco.
Ok, perfetto. Si vede? Si vede, può iniziare Marco, per proseguire, perfetto. Allora, io purtroppo mi dispiace, beh, intanto mi presento, anch'io sono un ergonomo, certificato europeo, ma la mia specializzazione è tutto quello che riguarda l'attività che ho svolto finora e che sto svolgendo è solo riferita, solo tra virgolette, alla ergonomia fisica. Diciamo che i punti che vorrei trattare io in questi 20 minuti, avevo chiesto circa 2 ore ma non me li hanno dati assolutamente, quindi cercherò di restringere un pochettino la presentazione, spaziano in quello che è il tema dell'ergonomia fisica e, come diceva Giorgio prima, prevalentemente in quello che è la sicurezza del lavoro, perché sicuramente abbiamo viaggiato in futuro, viaggiato col futuro con le presentazioni viste adesso, ma dobbiamo anche ragionare su quella che è la realtà odierna ed in particolare la realtà del manifatturiero. Quindi effettivamente occorre ragionare su un concetto di ergonomia che diventa anche un obbligo, e scusate se lo dico, un obbligo di legge, vincolo proprio legato, come diceva anche Giorgio prima, sia alle direttive precedenti che al decreto 81, che è tutt'oggi a condizioni molto precise di rispetto delle regole e sinceramente di rispetto della manodopera. Per cui ci inquadriamo, vedete, nell'ergonomia e nell'obbligo di leggere, piuttosto che in quelli che sono i vincoli tecnici per quello che riguarda l'ergonomia e l'applicazione dell'ergonomia nell'attività lavorativa, e andremo a vedere, andremo a toccare se invece l'ergonomia non la facciamo cosa può accadere. Ovviamente, e questo è un tema che non sempre viene affrontato, ma invece è il più importante a mio parere a livello aziendale, capire qual è il costo della mancata ergonomia e, diciamo chiudendo, un piccolo accenno sul fatto che l'organico sta cambiando e sicuramente sta purtroppo invecchiando alla luce di nuove regole e di mancati pensionamenti, fatemi dire. Lo so che purtroppo, ripeto, io ritorno terra a terra rispetto alle due presentazioni precedenti, ma visto che l'ergonomia fisica è prevalentemente legata al mondo del lavoro, al mondo manifatturiero e all'attività manuale dei lavoratori, non ci possiamo distogliere dagli indirizzi di legge ed in particolare oggi come oggi dal decreto 81. Quelle che sono le misure generali di tutela date e definite dall'articolo 15, lasciate stare la valutazione di tutti i rischi perché la conosciamo tutti, ma forse ci siamo dimenticate la lettera D. La lettera D ci dice il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e anche quelli di produzione, ma anche in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. Ovvio che una visione, come avete visto prima, dell'industria 4.0 ci porta a risolvere una buona parte di queste tematiche. Ma poi noi abbiamo invece dall'altra parte la realtà manifatturiera che non cambierà e che non può cambiare. Solamente un accenno e un appunto, la lettera D che avete letto in questo momento, nella 626, quindi nel 1994, la trovate in lettera F. E addirittura per spiegare che cosa si intendeva per ergonomia o per principi ergonomici, hanno provato a fare una spiegazione, diciamo così, voi sapete che la 626 poi è stata correlata di 10 linee guida dalla conferenza Stato-Regioni, per quello che riguarda i punti ergonomici e i principi ergonomici, saltava fuori questo appunto nella linea guida numero 4. Da cosa nasce il nuovo obbligo di organizzazione del lavoro secondo i principi ergonomici? Essenzialmente dalla constatazione che in tutto il mondo industrializzato sono in declino le malattie da lavoro un tempo più frequenti, come una volta era la silicosi o le intossicazioni, mentre sono in costante aumento fino a rappresentare oltre il 50% del totale le malattie occupazionali che colpiscono, guarda caso, il sistema neuromuscolare,
come la sindrome del tunnel carpale, le tendiniti e via di seguito. Siamo nel 1994, o meglio, siamo nel 1996, con, vedete, un piccolo aggiornamento del 1998. Ci hanno dato dei segnali, ci hanno detto che è bene guardare cose che diventano fondamentali e che sono, vedete, continuo, e che sono legate in modo generale alla presenza di fattori di rischio specifici, come il sovraccarico muscolare statico dinamico, le posizioni anatomiche sfavorevoli, le compressioni localizzate che sono annidiate nelle modalità stesse di progettazione e di realizzazione del ciclo lavorativo, ma che potrebbero essere ridotti con l'applicazione dei principi ergonomici. Nel 98 ci raccontano che se non facciamo ergonomia del posto di lavoro, se non applichiamo le regole ergonomiche del posto di lavoro, potrebbe accadere qualche cosa. Ecco, fra le altre cose, erroneamente abbiamo poi sentito parlare di rischio ergonomico. Uno dei miei maestri, io vengo dalla clinica del lavoro Luigi Devoto e ho avuto la fortuna di conoscere il professor Rieco e la dottoressa Colombini e il professor Chipinti che parlavano di rischio da sovraccarico biomeccanico, non di rischio ergonomico. Perché mettere il rischio ergonomico davanti a tutto vuol dire mettere il rischio dei tappi invece che il rischio del rumore. L'ergonomia è la soluzione del problema, non è il problema, è la carente ergonomia il problema. E quando andiamo a vedere il rischio da sovraccarico biomeccanico, però 626 o 81 ci dice, beh, intanto andiamo a vedere cosa fanno i nostri uomini, andiamo a vedere cosa fanno le nostre donne, andiamo a vedere, e guarda caso c'è un titolo specifico, del rischio di aumentazione dei carichi. Andiamo a vedere, e guarda caso, c'è un rischio dei movimenti ripetuti degli arti superiori. Guarda caso, c'è un tema legato all'uso addirittura del posto di lavoro e del video terminale. Ma poi abbiamo anche tematiche particolari o comunque problematiche a parte, come l'uso di forza, e non ci possiamo e non ci dobbiamo assolutamente dimenticare invece di uno studio posturale e di un utilizzo dell'uomo appunto in condizioni incongrue. Questo è il rischio da sovraccarico biomeccanico, questo è un tema che si risolve con l'ergonomia fisica. Ma l'ergonomia fisica si lega anche a quel processo di produzione, che è appunto il processo manifatturiero, che lega sempre e spesso il lavoratore all'impresa. Noi definiamo le mansioni di lavoro, ma all'interno delle mansioni di lavoro noi troviamo le attività di lavoro. Cosa facciamo noi con le attività di lavoro? Cosa vogliamo ottenere con le attività di lavoro? Qual è l'obiettivo dell'azienda? L'obiettivo dell'azienda è sicuramente e sempre la produzione, ma un'attività di lavoro sbagliata, un'attività di lavoro progettata in maniera non corretta, un'attività di lavoro che contiene un sovraccarico biomeccanico, che contiene un rischio specifico all'interno, mi collega la produzione purtroppo con la salute del lavoratore. E la salute del lavoratore, qualora sia purtroppo toccata negativamente, mi definisce poi successivamente un impiego del lavoratore limitato. Perché io avrei bisogno del lavoratore al 100% delle sue capacità, ma nel momento in cui ho richiesto una produzione che va ad interagire sulla salute del lavoratore, l'impiego del lavoratore non sarà più al 100%. Chi è che lo dice questo? Ma ce lo dice l'andamento degli infortuni, ce lo dice in particolare l'andamento delle malattie professionali negli ultimi anni. Questo è un grafico che io ho ricavato dalle statistiche dell'INAIL e vi ripropone dal 2002 al 2019 l'andamento delle denunce di malattia professionale all'interno della popolazione lavorativa italiana. Non so se l'avete mai visto o se sapete perché abbiamo un andamento di questo tipo. È chiaramente successo qualcosa negli anni 2007, 2008, 2009. Ma che cosa è successo? È successo che fino al 2007-2008, vero, c'era la 626,
ma poi è stato inserito il decreto 81, vera la 626 con le tematiche di rischio fisico piuttosto che i rischi specifici come l'amianto, come il rumore, ma poi abbiamo introdotto in maniera molto più consistente il sovraccarico biomeccanico, tanto che addirittura in coincidenza col decreto 81 c'è stato un aggiornamento delle tabelle delle malattie personali. Voi sapete che le malattie personali sono tabellate, le patologie tabellate hanno una presunzione legale d'origine, questa presunzione legale d'origine fa sì che non è più il lavoratore a dover dimostrare la correlazione della sua patologia con l'attività lavorativa, ma diventa un obbligo dell'azienda dimostrare che se il lavoratore è ammalato non è stato sicuramente causa del lavoro e causa delle attività a cui lui è dedicato. Il problema è questo. L'andamento che avete visto precedentemente, dal 2007 al 2019, nel momento in cui vengono inserite nelle tabelle del riconoscimento delle malattie personali tutte le patologie di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide, l'andamento delle malattie personali è solamente correlato alla denuncia delle malattie muscoloscheletriche. Tutte le altre malattie personali rimangono consolidate, tutte le percentuali di queste malattie personali rimangono, vedete, costanti, quando invece abbiamo un andamento di malattie personali da sovraccarico biomeccanico chiaramente sovrabbondanti fino al 75% dei casi denunciati. Ma che cos'è la malattia personale? Per un'azienda è un costo, è un problema, è sicuramente una bassa efficienza del lavoratore, è una scarsa qualità del lavoro, è una più bassa qualità di produzione perché il lavoratore che ha dei problemi sicuramente non produrrà al 100%. Avremo un costo di assenteismo, avremo un costo di gestione dei congedi per malattia, ma abbiamo poi anche dei problemi organizzativi. Ci dimentichiamo spesso che le risorse umane sono la prima risorsa delle nostre aziende e nel momento in cui l'esperienza, la conoscenza di questi lavoratori che hanno 10, 20, 30 anni di lavoro viene a mancare, noi abbiamo chiaramente mancanza di personale qualificato. Ovvio che, come abbiamo visto adesso, tutto questo potrebbe essere sicuramente gestito e dovrà essere gestito in un sistema informatizzato e digitalizzato, ma purtroppo non tutto noi riusciamo a digitalizzare, rimarranno sicuramente attività manifatturiere che implicano il lavoratore e implicano il lavoro manuale e assolutamente avremo bisogno di costi di addestramento di nuovo personale e avremo sicuramente bisogno di gestire sia la sicurezza che le eventuali denunce di malattie personali. Vi faccio vedere un prospetto vecchio, notevolmente vecchio, perché questo è uno studio fatto in Electrolux. Io ho lavorato in Electrolux per 15 anni e ho fatto il responsabile della sicurezza e il responsabile dei tempi e metodi per altrettanto tempo. Nel 2003 abbiamo fatto un conto per capire quanto ci poteva costare un lavoratore con una patologia e quanto ci poteva costare una malattia personale. A livello di costi vivi, proprio legati solamente alla patologia e all'assenteismo, ovviamente al premio INAIL, il costo di una malattia personale nel 2003 era circa di 30.000 euro. Nel 2010 la Whirlpool ha fatto un aggiornamento di questi costi e ha fatto una stima di circa 45-50.000 euro per sola l'assenza e sola la gestione del lavoratore con patologie. Non stiamo parlando però di tutto quello che può accadere come spese legali per eventuali richieste di rimborso e quindi procedimenti civili, per non parlare di procedimenti penali, perché quando purtroppo abbiamo il riconoscimento di una malattia personale potrebbe esserci un'indagine penale, addirittura fino ad essere indagati per lesioni penali colpose. Ma a questo punto noi abbiamo la possibilità però di interagire e di agire.
Infatti l'INAIL ci dice, ma se tu sei un'azienda virtuosa, se tu mi puoi dimostrare di aver gestito adeguatamente il rischio da sovraccarico biomeccanico, se tu mi puoi dimostrare che da un lato hai una gestione adeguata dei lavoratori o dall'altro hai fatto una corretta valutazione e hai gestito addirittura una riduzione del rischio in ambiente lavorativo, addirittura la malattia professionale ha un decadimento della presunzione legale d'origine. E questo è un obiettivo fondamentale, ma è un obiettivo fondamentale sia per i costi, sia per la gestione dei nostri lavoratori che comunque sono presenti nell'organico aziendale. Come facciamo a gestire il rischio da sovraccarico biomeccanico? Se vi ricordate, l'ha detto Giorgio, noi abbiamo già tranquillamente le indicazioni tecniche, abbiamo normative tecniche, abbiamo normative internazionali, abbiamo normative europee, abbiamo la direttiva macchine, perché ricordiamoci che un posto di lavoro presso macchine deve essere ergonomico, perché un posto di lavoro presso macchine fa parte della direttiva macchine e il requisito essenziale di sicurezza 116 diventa vincolo per la progettazione dei posti di lavoro, per le macchine e per l'utilizzo delle macchine. A questo punto noi dovremmo tener conto dei principi seguenti dell'ergonomia, cioè tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore, offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore, evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina o gestire l'organizzazione del lavoratore stesso, evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata, cosa che oggi purtroppo capita in maniera sistematica, e addirittura adattare la comprensione del lavoratore e progettare la macchina secondo un'interfaccia adeguata ed ergonomica, appunto, dell'interfaccia uomo-macchina. Sono temi che non sono nuovi. Ripeto che addirittura i primi indirizzi ce li hanno dati nel 1996, nel 1998. La prima direttiva macchine prevedeva già queste cose, la seconda, tra virgolette, direttiva macchine, il decreto legislativo 17 nel 2010, ha incentivato e ha segnalato la necessità assoluta di seguire queste tematiche e le tematiche appunto dell'ergonomia. A noi rimangono le norme. Noi abbiamo la fortuna di avere metodi riconosciuti a livello internazionale, sia, fatemi dire, per i due temi principali, cioè i movimenti ripetitivi e l'aumentazione dei carichi. Noi abbiamo due norme internazionali come la 1005 parte 2, che è una norma armonizzata per la direttiva macchine, per quello che riguarda lo studio dell'aumentazione dei carichi. Abbiamo una ISO internazionale, la 11228, che ci porta allo studio dell'aumentazione dei carichi e ci propone come migliorare i posti di lavoro, come progettare i posti di lavoro in maniera adeguata. Questo signore qua è un ingegnere, è un ex ricercatore del NIOSH, o meglio, scusate, purtroppo è un ricercatore del NIOSH che oggi purtroppo non è più con noi, è Tom Water, è quello che ha inventato il NIOSH e diceva sempre l'attività della monitorazione dei carichi è veramente banale, non riesco a capire come mai non riusciamo a risolverla. E questo è un tema che è ricorrente, perché io non so se avete conoscenze, ma in Italia la prima legge sulla monitorazione dei carichi è del 1934, quindi pensate, e siamo ancora a parlare di patologie da sovraccarico biomeccanico per i macchine. Il secondo tema invece è un tema legato ai movimenti ripetitivi, ma allo stesso modo, e qui lo sapete benissimo, l'orgoglio italiano sono il professor Chipinti e la professoressa Colombini, che hanno inventato l'OCRA. L'OCRA è il nostro, l'OCRA è inventato nella clinica del lavoro Luigi Devoto e comunque fa parte delle norme internazionali e deve essere applicato per lo studio, per la progettazione e per la valutazione dei posti di lavoro. Ma perché tutto questo? E chiudo, perché sinceramente quando incominciamo a applicare la sorveglianza sanitaria ai nostri organici ci accorgiamo che siano maschi, che siano femmine,
che una buona parte dei nostri lavoratori stanno invecchiando e sempre di più avremo limitazioni che limitano i nostri lavoratori sui posti di lavoro. Se noi non affrontiamo adeguatamente con l'ergonomia sia la valutazione del rischio che la progettazione del posto di lavoro, noi difficilmente riusciremo a collocare lavoratori che, fatemi dire a livello di battuta, per colpa di un effetto Fornero, io lo chiamo, e purtroppo nei metodi di calcolo l'effetto Fornero come coefficiente non riesco a inserirlo, che ci darà sempre di più un organico che invecchia nel tempo, che avrà bisogno di postazioni ergonomiche e che avrà limitazioni che dovranno essere rispettate. Chiudo a questo punto proprio con un invito specifico, speriamo di chiudere anche il timer, e invitandovi, come ha fatto Giorgio, ai nostri corsi, che da un lato saranno veramente riusciranno a toccare la digitalizzazione, diciamo così, dell'ambiente, del mondo del lavoro dal lato ergonomico, e dall'altra però ci faranno affrontare le tematiche appunto dell'ergonomia fisica, la metodologia di valutazione e la norma e le norme tecniche di miglioramento del sovraccarico biomeccanico. Grazie Marco, grazie Giorgio per il vostro intervento molto, molto preciso e puntuale. Io avrei giusto un paio di domande a cui vi pregherei di rispondere in maniera abbastanza flash. Allora, la prima domanda è questa: volevo capire, nella progettazione di un sistema prodotto, in quale momento è più opportuno far intervenire l'ergonomo? Rispondo io, vai. Nella progettazione. Allora, l'ergonomo è la figura professionale che dovrebbe interagire fin dalle prime battute della progettazione di un prodotto, perché l'ergonomo ha nelle sue competenze e nelle sue conoscenze ha anche il compito di mettere insieme tutti quelli che sono i requisiti di base della progettazione di un prodotto, valutarli, vedere quali possono essere i pro e i contro di determinate scelte e di fare delle scelte ponderate in relazione a che cosa? In relazione all'aspetto più importante, che è quello che forse è quello che è apparso dai nostri due interventi. Oggi si deve progettare per l'uomo. Cioè il fatto che oggi siamo a un livello di tecnica e di competenza che ci fa dire che si può praticamente fare tutto, non sono messi progettando un macchinario nuovo, una linea di produzione, un prodotto tecnologicamente avanzato. Esistono tutte le competenze tecniche e tecnologiche per poterlo fare e raramente non si arriva alla conclusione di una progettazione vincente, soprattutto in termini di produzione e di delivery del prodotto. Quello che bisogna garantire oggi è il benessere del lavoratore, perché soprattutto noi che siamo in Italia e come costruttori italiani siamo forti esportatori di prodotto, come vi dicevo prima, oggi nei paesi, soprattutto del Nord Europa, anche Stati Uniti, Canada, hanno un occhio veramente di riguardo rispetto al benessere lavorativo, con tutto quello che vi ha raccontato Marco nella sua presentazione. Ottimo, grazie per la risposta. La seconda domanda è questa: nel team di progettazione e sviluppo di un progetto, da quale ruolo deve essere scelta o da chi deve essere scelta l'ergonomia? Rispondi tu, rispondo io. Allora, la scelta del... ancora prima dell'ergonomo, cioè della figura che poi affiancherà il team di lavoro, ma proprio la scelta di partire progettando un prodotto nuovo e progettarlo in chiave ergonomica deve essere scelto dagli alti vertici dell'azienda, cioè deve essere un momento in cui chi decide, chi ha il massimo potere decisionale in un'azienda, che è non solo potere di spesa, ma anche il potere di dire si fa un prodotto nuovo per un mercato emergente o per un mercato già consolidato,
deve essere intrinseco in queste persone dire io devo partire facendo un prodotto che rispetti i modi e i metodi dell'ergonomia, perché solo così avrò la tranquillità di avere che cosa? Due aspetti fondamentali: poter garantire la mia business continuity, perché io avrò fatto un prodotto che sicuramente sarà molto soddisfacente per la mia utenza di riferimento, ma soprattutto avrò un prodotto che garantirà la business continuity dei miei clienti, per tutto quello che vi ha raccontato Marco precedentemente. Bene, ottimo. Io a questo punto ringrazio nuovamente sia Marco che Giorgio, non solo per i loro interventi molto dettagliati, ma anche per le risposte fornite. Mi auguro che tutte le informazioni che vi abbiamo fornito oggi nel corso di questo webinar siano state utili di vostro interesse. Vi ricordo nuovamente che sarà possibile visionare tutto il materiale, quindi sia il video sia le presentazioni sul nostro sito, sul nostro canale di YouTube già a partire da domani. A tal proposito vi informo inoltre che a breve invieremo un questionario di gradimento chiedendovi gentilmente la cortesia di compilarlo. Vi invito inoltre a seguirci che sul nostro sito, anche sui nostri canali social che sono LinkedIn, Facebook e appunto YouTube, che sono aggiornati costantemente con tutte le nostre ultime attività, i nostri progetti, i servizi, tutto ciò che stiamo implementando e che abbiamo implementato e tutte quelle che sono le news legate al mondo 4.0. In particolare vi ricordo nuovamente il nostro nuovo evento online che stiamo organizzando in data 3 giugno, in cui presenteremo i servizi formativi. Per saperne di più vi invito quindi a seguirci proprio sui nostri social, in modo che possiate rimanere costantemente aggiornati su tutti gli sviluppi. A questo punto non mi resta che ringraziarvi, darvi appuntamento al nostro prossimo webinar fissato per giovedì prossimo, quindi data giovedì maggio, 20 maggio, sempre alle ore 17, intitolato Approccio integrato Digital Twin e Physical Twin a supporto della sostenibilità nel packaging. Si tratta di un webinar organizzato in questo caso assieme ad Etna Group. Io vi ringrazio nuovamente, ringrazio i partecipanti, ringrazio i relatori e ci aggiorniamo la settimana prossima con il nostro nuovo webinar. Buonasera a tutti. Buonasera, arrivederci.